Celentano, rapporto ricomposto nel tempo, non ne parliamo, non ne parliamo, non ne parliamo. Pigliamo un mitra, capisci? Quindi io speravo in un finale. La chiudiamo qui, quando tu sei stato quello che del clan sei stato l'anima. La possiamo dire, perché canzoni come L'immensità, dai, poesia. Senti, L'immensità, dai, che evoca in te? Che evoca questi trionfi qua, proprio in questo casino, in questo periodo, io ero qui che cantavo L'immensità, e di lì è partito tutta quanta la mia evoluzione anche come autore. Abbiamo un attimino dello scippo, dell'ultimo scippo, se ne vuoi parlare, sull'immensità. Ecco, non parliamo ovviamente di musica, di canzone, L'immensità. Beh, alcune dichiarazioni hanno suscitato un vespaio. Questi, quando c'è di mezzo un grande successo, trovi sempre tanti padri, capito? Quando fai un fiasco, allora sei l'unico autore di quel coso lì. Un risveglio tardivo, però no. Lo so, l'immensità è mia, ma lo sai che cos'è che lo dimostra? Lo dimostra proprio il comportamento di queste persone. Perché parliamo chiaro, insomma, sono quelli che hanno organizzato le varie feste a Mogol per i suoi anni, giustamente festeggiati, eccetera, eccetera, e hanno voluto in qualche modo far passare L'immensità come di sua diciamo, mano, come se avesse scritto lui il testo. In realtà, hanno invitato a cantarla Fausto Leali, Gianni Morandi, Rita Pavone e compagnia bella, e non potevano chiamare me. Loro sanno perfettamente che se avessero chiamato me, io avrei detto: guardate che questa canzone con Mogol non c'entra niente, capisci? Quindi loro, sapendo che io avrei detto questo, sapete come c'entra Mogol? Mogol c'entra così. Io avevo scritto e cantato il provino di questa canzone e portato ad Adriano, che io avevo avuto un invito l'estate precedente a Loano, pensa, eravamo proprio in Liguria, quindi, da Gianni Ravera, col quale io stavo facendo il Giro Festival, che era una specie di cantagiro che avevo organizzato lui con le macchine, così, eccetera, e si andava dietro alle corse al Giro Ciclistico d'Italia. E a un certo punto io ero insieme a lui, un giorno eravamo quasi sempre insieme, e gli dissi: Gianni, io sono venuto al festival, visto che lo organizzi tu, perché l'anno prossimo non mi ci porti? E lui fece: guarda, se scrivi una bella canzone me la fai sentire, se mi piace io ti prometto l'anno prossimo ti porto al festival. Io scrissi L'immensità per una serie di circostanze, dopo si diventa vecchi a sentire il racconto. Fatto sta che faccio questo provino con Mariano e incido con un testo, va bene, il mio testo, che è quello, e porto a sentire ad Adriano, perché lui era il proprietario dell'etichetta, doveva sentire la canzone che avevo fatto, sente la canzone e dice: senti, ma io andrei a farla sentire a Mogol, a Giulio. Dico: perché? La canzone è già fatta, è già incisa sull'acetato. Dice: no, ma sai, vai, perché... ma guarda che Ravera mi ha promesso che, ma lo sai, ma se c'è Mogol, gliela vado a far sentire, gliela faccio sentire, lui la sente, dice: senti, perché invece di queste due parole, dal suo profumo proverai felicità, non metti invece su quel fiore, il fiore l'avevo già nominato, e faccio: dal suo profumo proverai felicità, un fiore nascerà, dal suo profumo proverà felicità. E lui fa: che non metti su quel fiore una farfalla volerà? E fu così che? E io dico: guarda, mi piace quasi più il mio, perché devo mettere? No, ma guarda, questo qua si incastra meglio, vedi? Vabbè, mettiamo questo, ma vai a pensare che lui va a firmare il bollettino come se l'avesse scritta lui. Oggi lui figura come coautore della canzone, avendo scritto due parole. Mogol, mandami gli avvocati. Questa è la storia vera della paternità, dell'immensità. No, mandami gli avvocati, perché dopo gli spiego io come ho scritto questa canzone, dove, quando, con chi ero e soprattutto da dove mi è arrivata l'idea, e questa tu non lo saprai mai.